Il suono viene prodotto dalla vibrazione delle labbra in questo modo. Col bocchino intoniamo la vibrazione e la trasferiamo all'interno dello strumento. L'aria passa all'interno del canneggio e, giunta al cilindro della prima ritorta, può essere deviata verso il canneggio in fa o in si bemolle. A seconda delle comodità la ritorta può essere invertita. Vediamo il caso in cui, senza schiacciarla, si utilizzi il canneggio in fa. Senza schiacciare nessun tasto, l'aria fa questo percorso. Parte dalla canetta dell'imboccatura, giunge fino a questo punto del cilindro, dopodiché prosegue per quest'altro tubo dove abbiamo la pompa scorrevole che ci permette di intonare il canneggio in fa. Dopodiché giunge in questo punto dove i cilindri sono chiusi e quindi scorre arrivando fino allo sviluppo e alla campana. Nel caso invece in cui premiamo i tasti senza schiacciare la ritorta, l'aria viene indirizzata verso i prolungamenti del tubo principale. Così facendo possiamo abbassare l'intonazione del suono, ottenendo altri suoni che non potremmo eseguire senza l'uso della macchina. Se invece premiamo la ritorta in questo modo, l'aria viene deviata per questa pompa, passando al canneggio in si bemolle, che è composto da una serie di pompe più piccole rispetto a quelle del canneggio in fa. Il canneggio in si bemolle è intonato una quarta sopra rispetto a quelle in fa. Allo stesso modo di come abbiamo visto per il canneggio in fa, l'aria può essere deviata all'interno di queste pompe utilizzando i tasti. Infine, in entrambi i casi, l'aria prosegue il percorso giungendo fino allo sviluppo che termina con la campana, che per la sua svasatura e grandezza riempie il suono di armonici, dando il timbro caratteristico del corno.